No, vabbè, il body dei miei sogni. Anguria. Non potendolo prendere a mia figlia, l'ho preso a comunque mia figlia. Matilde, zia, sta arrivando. Ragazze, la chiamata che aspettavo da una vita finalmente è arrivata. Sono finalmente arrivata in ospedale, scusate l'assenza, ma è stato inevitabile tra le mille chiamate, aggiornamenti e quant'altro. Matilde sta per nascere, io direttamente dalla stazione sto cercando il reparto, mi sono praticamente persa, ma lo troverò e vi aggiornerò. Io sono arrivata, ho trovato mia sorella, l'ho vista, sta bene, qualche doloretto, ma ci può stare. Ho già litigato con un'infermiera, cattivissima, zitella proprio acida, acida. Però va bene, adesso meno. Adesso aspetto da mangiare, aspetto zia e mamma che me lo portino, soprattutto spero si sbrighino. E speriamo bene, mi sa che è lunga. Adesso aspetto da mangiare, aspetto zia e mamma che me lo portino, soprattutto spero si sbrighino. E speriamo bene, mi sa che è lunga. Ragazzi, non mi dimentico di voi, semplicemente sono stanca morta e sono già a letto. Comunque, niente, Matilde oggi non ci ha cagati minimamente. Domani mattina sveglia presto, si corre di nuovo in ospedale. Dicevo, domani mattina si corre di nuovo in ospedale. Vi tengo aggiornati e speriamo bene. Notte. Allora, buongiorno a tutti. Finalmente questo travaglio è iniziato, è un parto in tutti i sensi, in tutti i sensi. Stiamo correndo in ospedale, ma vi tengo aggiornate. E tutto questo con la partecipazione speciale di zia Titti Ciao ragazze, un bacio. e mammi Sandra. Io spero solo che non si faccia attendere come ha fatto la zia. Allora, Roma fa caldissimo, vero mamma? Come stai che stai per diventare nonna? Io, mamma, zia, tutto. Siamo ancora bene. Il travaglio è finalmente iniziato, come vi ho detto prima. Ci siamo 5 centimetri.